farò incastonare su un anello raffinato. Vedo che hai preso i miei stupidi fratelli. Bene, così posso ucciderti io. Questo cristallo ha il potere di guarire il mio portafogli vuoto. Fantastico! Aiuto! Mangiati del piombo! E quando dico piombo intendo 40% di piombo! Un diamante è per sempre, proprio come un robot. Thank you.
non hai ancora visto il peggio di me, a meno che tu non muoia prima che ti riveda, e in qual caso... Con questo farò felice qualche bella stripper robot! Adornerà quel folle Superman! È ora di salvare i miei amici e trovarmi qualche fembot. Ottimo lavoro, Bender. Ci hai salvata dalle grinfie della perfida Mom. Sì, ottimo, ottimo, ottimo. E ora, professore, inventerà qualcosa che risolva la situazione? Tanto lo fa normalmente, no? Purtroppo non sono un inventore tanto geniale, però ne conosco uno. Il mio mentore e tutore universitario, Adoy. Vive qua giù, sul pianeta Bogard. È l'angolo più remoto dell'universo e noi non abbiamo abbastanza carburante a materia oscura per uscire dal sistema solare. Allora suppongo tu debba andare a cercarne un po'. Io? Ma non sono giocabile. Adesso lo sei. Wow! Davanti a voi i personaggi non giocanti. La festa è finita, brutti insolenti! Eravamo appena fuggiti. Avrei dovuto disattivare la sua navicella o altro quando ero su quell'asteroide. Bene, vivi e impara. Che cosa vuoi, Mom? Sono venuto a prendere il progetto del motore a materia oscura. Beh, ti è andata male. L'unico progetto esistente è nella mia testa. Ah, bene, allora prenderemo quella. La parte peggiore sono le emorroidi fantasma. Vendicate la mia decapitazione! E adesso eliminiamo gli altri idioti della Planet Express, una volta per tutte! È perfetto! Ha funzionato tutto bene! Oh no! Ci stiamo dirigendo verso il sole! Siamo diretti verso il sole? Non è il migliore dei miei atterraggi, state bene? Sì, io sto bene. Per fortuna sono atterrato su qualcosa di morbido. Anch'io sto bene, e di sicuro non grazie al nostro amico robot. Perlomeno la nave è operativa. Dovremmo riuscire ad andarcene da qui facilmente. Servirebbe del carburante a materia oscura.
Purtroppo non l'abbiamo. Oh, va a controllare. Attento, Fry, non si deve guardare direttamente il sole. Salve, siete alieni di un altro pianeta? Cosa? Ok, va bene, ho capito. Portaci dal tuo capo. Io sono Rara, re del sole, dovrei essere io il capo. Ma recentemente abbiamo avuto un colpo di stato. Di chi? Atei comunisti? No, Dio. A quanto pare il potente Dio del Sole che predilige la carne dei fedeli. Il popolo del Sole è così terrorizzato che non mette piede nemmeno nella veranda. E allora tutti sono più o meno terrorizzati da qualche Dio? Temiamo di più l'esercito di guerrieri non morti che il Dio del Sole ha creato dalle ossa delle vittime. Quelli sì che ti conciano per le feste. Se riuscirete a intrufolarvi nel Tempio, forse sconfiggerete il Dio del Sole e salverete il popolo del Sole. Ah, io ho molto a cuore la tua brutta gente e quello squallido tempio, ma devo proprio rinunciare. Verrete lautamente ricompensati. Ci sto! Così, Kimosabe, hai preso della materia oscura? È il prodotto più esportato. Allora d'accordo, affare fatto. Ehi, voi due, dove andate? Scusa, Lela, vorrei aiutarti a salvare il sole, ma io mi scotto facilmente. E io mi sciolgo facilmente, ma tienimi da parte la mia fetta di ricompensa. Che grande tostapane!